vediamo subito Itaca al lavoro con un caso clinico, ovvero un uomo di 55 anni, manager affermato, che ci consulta per dolori a riposo localizzati al cavo popliteo, malleolo e tallone bilaterali. Ci soffriva già da almeno 4-5 mesi. Nello stato generale lamenta un certo indebolimento della memoria con frequenti episodi di amnesia, sempre un po' di deconcentrazione e fatica mentale, c'è una dislipidemia anche di tipo familiare e frequentemente soffre di nevralgie cervicali, o meglio di nevralgie occipitali abbastanza intense. Ecco la schermata di Itaca ed entriamo nel programma Go. Eccoci nel menu, vedete in alto a sinistra c'è un riquadro con delle voci, ricerca per sintomo, che è quella che consiglio, poi ci sono le tipologie che vedremo dopo, c'è la possibilità di fare la diagnosi con le 8 regole, la ricerca dei tropismi, l'esame della lingua. E in generale sono queste le voci. Tutte le altre che vedete fuori, non in neretto, sono per apparati. Potete ricercare, non so, psichico, cardiocircolatorio, che vi permette di fare la stessa operazione, ma un pochino più lunga. E quindi cercheremo di utilizzare la ricerca per sintomo, che io consiglio essere più veloce e sicura. Ricerca per sintomo dei sintomi di questo nostro paziente. Dolori al cavo popliteo, basta scrivere poplite o dolori al cavo popliteo uguale, e vedete in basso esce dolore al cavo popliteo e mettete sì. Una volta spuntato sì, vediamo gli altri sintomi. Dolori al polpaccio e malleolo o tallone. Eccolo. E sì, lo avevamo già spuntato in precedenza. In generale c'è la memoria indebolita, memoria, e indebolita, sì, deconcentrazione, non c'è bisogno neanche di scrivere tutta la frase, deconcentrazione, sì, fatica mentale. Eccolo, sì, i sì li trovate perché li abbiamo spuntati in precedenza per rendere un pochino più veloce. Nevralgie occipitali. Ecco, sì. E dislipidemie. E questi sono i sintomi che noi abbiamo inserito e adesso passiamo alla diagnosi che ci propone Itaca. Eccoci quindi alla diagnosi, e questi sono i pulsanti dove potete vedere la diagnosi energetica specifica. Da qui si evince un Tai Yin centro in vuoto, questo marrone. Wu, cioè vescica in pienezza, gli altri sono tre gruppi, grosso intestino, rene e fegato, sono abbastanza irrilevanti rispetto a questa dominanza. Ora torniamo un attimo ai pulsanti generali e vediamo la diagnosi attraverso la legge dei 5 movimenti. Vedete il centro in vuoto e relativamente, anzi praticamente in simmetria, vescica in pienezza. Questo è l'asse perturbato nel paziente, che è altresì validitato da questo leggero vuoto di Shoyin Sud cuore, perché in effetti se il nord è in pienezza, lo Shoyin Sud è in vuoto ancora. Se il centro è in vuoto, anche l'ovest che viene nutrito dal centro è leggermente in vuoto. Bisogna dire però che questi due vuoti sono poco rilevanti,
e non hanno una rilevanza clinica, il paziente non accusa sintomi importanti. Nel tempo forse potranno subentrare problemi di Sjögren's Sud o anche di ovest, polmone o grosso intestino. Tornando ancora nel menu principale, vedete sempre la legge dei 5 movimenti, ma come grafico, come istogramma. Ecco che si mostra questa tendenza al Tai Yang vescica in pieno e al Tai Yin centro in vuoto, con gli altri tre gruppi che avete visto precedentemente. Un'altra particolarità di Itaca, la versione 1.10, è quella che dicevamo prima, le tipologie, ovvero c'è la possibilità di fare una diagnosi tipologica molto accurata attraverso l'esame di circa 150 domande che noi forniamo al paziente. Si dà praticamente uno stampato di queste 150 voci a mo' di sentenza. Sono profondamente introverso, ad esempio, e il paziente sul cartaceo spunterà soltanto le affermazioni verso le quali si sente ben identificato. Lo abbiamo fatto anche per questo paziente e vi do direttamente il risultato con grafico tipologico specifico. E guardate, la risultanza è Tai Yin Terra come tipologia, ma molto di più Tai Yang acqua. Cosa significa? Che dai sintomi fisici più o meno i due gruppi si equivalevano, no? Mentre psicologicamente il paziente ha compilato un questionario dal quale si evince che lui è senz'altro un soggetto a dominanza Tai Yang. Questo è un esempio di utilizzazione del nostro programma Itaca. E ovviamente la parte generale fisica e di tutti i disturbi che può avere un paziente può essere gestita esclusivamente da un software. Immaginate soltanto che i sintomi, a parte quelli tipologici, superano i 1500. È un sistema congegnato per essere un tutor che non si sostituisce ovviamente al medico, ma ne agevola sicuramente la parte lavorativa e essenzialmente diagnostica. Itaca 2, che sarà la successiva versione, si occuperà anche della parte terapeutica.